l'incontro. Intanto saluto tutti cordialmente, soprattutto gli ospiti, Nera Zamperetti, Laura Palazzani e il nostro moderatore di oggi, Renzo Pegoraro. Volevo semplicemente lasciare la parola a Don Renzo e collocare questo incontro nelle attività che stiamo facendo quest'anno. Ovviamente è un incontro che ha una sua pertinenza anche visto il periodo, pensiamo alla settimana in corso che ha visto appunto un importante passaggio anche a livello pubblico e di dibattito di opinione pubblica. Però l'idea è quella di allargare un po' lo sguardo rispetto ad un dibattito che si è sviluppato in un modo, direi, tutto legato ad un sì o ad un no rispetto a determinate possibilità. E quindi l'incontro di oggi vuole proprio essere una sosta per allargare lo sguardo su queste tematiche. Abbiamo iniziato a gennaio con un incontro sul fine vita, ma partendo dall'arte, quindi diciamo una riflessione a partire da un testo della dottoressa Fantinelle sul vivere e morire nella storia dell'arte. Ecco, credo che questo ci permetta oggi di entrare più in profondità sullo specifico tema del fine vita e soprattutto di allargare lo sguardo in modo, direi, metodologicamente dialogico, ma nello stesso tempo anche contenutisticamente interdisciplinare con diverse voci. Quindi lascio la parola a Don Renzo per appunto introdurre gli ospiti. Grazie. Sì, grazie Leopoldo. Buongiorno allora di nuovo a tutti. Penso che con molti di voi già ci conosciamo da un po' di anni. È un piacere rivederci e poter dedicare questa mattinata, almeno circa 2 ore, ad approfondire un tema che è sempre di attualità, ormai direi da tanti anni. Infatti, pensando a questo incontro, sono andato a rivedere due pubblicazioni che la Fondazione Lanza aveva già fatto molti anni fa, una ancora nel 1996, Quando morire, bioetica e dibattito sull'eutanasia, che riprendeva soprattutto degli spunti dall'esperienza olandese e offre ancora oggi, direi, spunti di confronto e di dibattito molto urgenti, visto anche le discussioni in questi giorni in seguito alla decisione della Corte di Cassazione sul referendum riguardante l'omicidio. Però rimane molto attuale il dibattito anche in Italia sul tema del suicidio medicalmente assistito. Quindi che tipo di rapporto anche fra eutanasia e suicidio assistito? La sentenza della Corte Costituzionale ancora nel 2019 sulla possibilità di aiuto al suicidio e il dibattito in Parlamento sull'eventuale regolamentazione e modalità di intervento su questo tema. Il tutto anche alla luce dell'aggiornamento e sviluppo, o forse anche carenze che purtroppo in Italia ci sono, sulle cure palliative. E quindi la famosa legge 38-2010 che ha avviato un progresso notevole, però ancora da compiersi pienamente, sulla terapia del dolore, l'hospice, le cure palliative territoriali, eccetera. Vi ricordo, visto che l'iniziativa è promossa dalla Fondazione Lanza, che ancora nel 97 uscì un quaderno di etica e medicina, etica e cure palliative. Quindi, almeno da 25, 26, 27 anni che si discute anche di questi temi ed è importante, ripeto, avere un'occasione anche oggi di confrontarsi, di approfondire, di condividere pensieri e riflessioni, specialmente di carattere etico, su questi temi. Infatti il titolo di oggi è Fine vita tra etica, medicina e diritto. E per questa riflessione ci aiutano due persone che riterei molto competenti e anche molto disponibili e con una lunga esperienza
non solo di riflessione, ma anche di impegno, direi, sul campo, su questi temi. Anzitutto la professoressa Laura Palazzani, che è presentata come biogiurista, professoressa di ordinario di filosofia del diritto alla LUMSA di Roma, ma è vicepresidente del Comitato Nazionale di Bioetica italiano e ha notevoli esperienze in campo europeo e internazionale, l'ultima anche dentro il Comitato di Bioetica dell'UNESCO. È anche membro ordinario della Pontificia Accademia per la Vita. Darei a te la parola, Laura, e poi introdurrò anche Nereo Zamperetti come medico anestesista e, se posso dire, anche palliativista, visto le ultime esperienze. Ma sarò più preciso e dettagliato. So che abbiamo anche questioni di tempo da gestire, quindi Laura, 25 massimo 30 minuti e ci sarà uno spazio subito dopo anche per alcune domande a riguardo. Spero che l'audio e i collegamenti funzionino. Qualcuno mi ha segnalato, Leopoldo, che dalla tua postazione forse i microfoni, i collegamenti non sono proprio perfetti, però intanto do la parola a Laura per il suo intervento. Grazie. Grazie moltissimo, signor Pegoraro, grazie alla Fondazione Lanza per questo invito. Cercherò di mettere in ordine qualche riflessione su un tema che ben tutti conosciamo e che sta impegnando molto la riflessione anche della filosofia del diritto in questo contesto. Quindi io, in particolare nell'ottica della filosofia del diritto, partirei da una premessa di carattere generale. Tutti noi sappiamo che viviamo in un mondo pluralistico dal punto di vista etico, quindi abbiamo visioni diverse sul piano etico rispetto al fine vita, no? La visione libertaria, utilitarista, punta l'attenzione sul diritto di morire, sulla possibilità di disporre alla fine della vita, mentre dall'altra parte ci sono altre visioni del mondo, come la visione personalista, che parla del bene vita da tutelare, e quindi anche del diritto ad essere curato, del diritto ad essere assistito. Ora, quando si entra nel diritto, inevitabilmente questa pluralità etica emerge in modo molto forte ed è molto difficile l'elaborazione di regole che possano mettere d'accordo, mediare, ecco, usiamo più questa espressione, mediare visioni etiche diverse. E vediamo, tocchiamo con mano il ritardo del biodiritto rispetto a quelle che sono le esigenze della società e le forti spinte oggi del biodiritto verso una legiferazione del fine vita. Il biodiritto si trova molto in difficoltà perché da un lato non può far propria una sola visione etica che delegittimerebbe le altre, e dall'altro non può essere un punto di vista neutrale, perché il punto di vista neutrale non c'è. E dunque, quello a cui assistiamo oggi nei dibattiti parlamentari e negli interventi della Corte Costituzionale è la ricerca di un punto di incontro tra le diverse visioni etiche, ma anche di un ascolto della modificazione, delle trasformazioni del sentire sociale, che stiamo vivendo. Ora, qual è il punto di partenza? Il punto di partenza nel discorso di fine vita è, se vogliamo, il nostro ordinamento giuridico, che parte da un principio, che tutti noi abbiamo il diritto di essere curati, di essere assistiti, dalla legge, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale del 1978 in poi, il diritto alle cure dovremmo darlo per scontato, il diritto alla cura e all'assistenza sanitaria, così come il diritto alla tutela della salute, dell'articolo 32 della Costituzione. Ora, quali sono i percorsi di cambiamento? Io li segnerò in tre tappe. La legge 219 del 2017, la sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio assistito e il progetto di legge oggi in discussione sul suicidio assistito. Vorrei cercare di affrontare queste tre tappe, che hanno delle differenze, ma anche un filo conduttore. Partiamo
Partiamo dalla legge 219 del 2017, una legge che tratta del consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. Però, diciamo, il cuore di questa legge non è né il consenso né le disposizioni anticipate. Il cuore della legge è il rifiuto, rinuncia a trattamenti sanitari di sostegno vitale. Noi al Comitato Nazionale ci siamo occupati di questo tema nel 2008 ed è stato un tema molto complesso che ha dato il via alla legge 219, tant'è che la legge anche riprende proprio i termini che aveva identificato il Comitato Nazionale, che era partito da una differenza fra rifiuto, non inizio, e rinuncia, sospensione di un trattamento di sostegno vitale. Al Comitato Nazionale abbiamo scritto un documento su questo tema, per dirvi quanto era divisivo all'interno, abbiamo scritto un parere di circa 10-11 pagine, le postille, dichiarazioni integrative, eccetera, erano più lunghe del testo. Questo per dire come tutti avevano bisogno di chiarire fino in fondo una posizione molto complessa che nasceva, ricorderete, dal caso e dalla giurisprudenza Welby. Si può sospendere un trattamento di sostegno vitale quando la conseguenza è la morte del soggetto? È già questo un diritto di morire? Bene, la legge 219 del 2017 di fatto ammette questa possibilità. Perché? Perché si parte da un principio giuridico che un trattamento sanitario non può essere obbligatorio, quindi non possiamo imporre un trattamento sanitario di un soggetto che non lo vuole avere. Dunque, se il soggetto vive una condizione di malattia e di grave disabilità, come era il caso Welby, in cui si trova paralizzato a letto ma chiede la sospensione del trattamento di sostegno vitale, la legge lo ammette e toglie una responsabilità al medico che non ha responsabilità civile e penale. Certo, sappiamo bene che questa questione è già una prima di un diritto di disporre la vita, questione è comunque un lasciare morire, non è un uccidere. To let die, to kill, lasciare morire e provocare la morte. Qual è questa distinzione? È data dal fatto che è vero sì che è il medico che stacca il respiratore e pratica una sedazione profonda, ma questa azione non è la causa della malattia, la causa della morte. La vera causa della morte è la malattia del soggetto. Ecco perché si parla di lasciare morire un paziente che chiede di essere lasciato morire e il medico lascia morire il paziente. E quindi, se vogliamo, può avere una responsabilità morale, ma non ha una responsabilità giuridica, secondo la legge 219 del 2017. Ora, questa legge ha suscitato una grande discussione. Sappiamo bene che i laici laicisti erano scontenti di questa legge, volevano molto di più del lasciare morire, mentre chi difende la vita era scontento perché in fondo si apriva una possibilità di disposizione della vita. Quali erano le grandi perplessità bioetiche rispetto a questa scelta di fine vita? La prima: ma siamo sicuri che un soggetto in quelle condizioni, come era Welby, come possono essere tanti malati oggi in quelle condizioni di grave disabilità, di sostanzialmente situazioni in cui non può attuare determinate scelte, ma dipendono radicalmente dagli altri. Ecco, noi abbiamo usato questa espressione al Comitato Nazionale, una dipendenza dalle tecnologie, no? Welby dipendeva dalla ventilazione. Una situazione in cui un paziente non se la sente più di vivere in quelle condizioni. È veramente in grado di esprimere una piena scelta di autonomia e autodeterminazione? Come facciamo ad accertare che quella sia veramente la sua volontà? Non è forse invece una condizione di grave vulnerabilità? E qui la legge 219 in un passaggio dice che riconosce che ci possono essere condizioni di vulnerabilità, non usa proprio la parola vulnerabilità, ma condizioni in cui un malato ha bisogno di un sostegno psicologico, di un accompagnamento anche psicologico in una scelta così difficile, che è una scelta tra la vita e la morte. Secondo punto, non è questa legge forse che ha aperto una deresponsabilizzazione del medico, che finisce con l'essere in qualche modo un po' esecutore di una volontà del paziente, in senso contrattualistico, anziché essere colui che
interagisce col paziente nella costruzione di quella che anche nella legge viene chiamata relazione di cura, relazione di fiducia, e che tante volte nel linguaggio bioetico chiamiamo alleanza terapeutica. Anche qui la legge dice qualcosa di importante dal mio punto di vista, dice i medici devono essere formati ad una comunicazione con il paziente nell'ambito del fine vita. Non vorremmo mai immaginare una situazione in cui il paziente chiede di staccare la macchina, come si dice, e il medico in modo indifferente e frettoloso esegue la volontà del paziente. Ecco, questo è il contesto in cui si colloca una legge che apre una possibilità, ma che esige poi una riflessione bioetica di fondo per ricostruire quel rapporto medico-paziente, questa relazione di cura, che è fondamentale per la riflessione bioetica. Ora, la legge 219/2017 segna un passaggio sul fine vita dal punto di vista del biodiritto, ma, ripeto, siamo ancora in un contesto del lasciare morire il malato dalla sua malattia o al suicidio assistito. Noi sappiamo il caso di Gefabbo ha aperto, diciamo, la profonda riflessione. Al Comitato Nazionale per la Bioetica siamo intervenuti sul tema del suicidio assistito prima della sentenza della Corte Costituzionale, stata preannunciata per il luglio del 2019, e ci siamo trovati molto divisi al Comitato Nazionale su questo tema del suicidio assistito, tra chi era profondamente contrario al suicidio assistito, perché è il salto verso l'uccidere, l'aiutare a morire, ma nel senso del dare quel supporto farmacologico affinché un soggetto, autosomministrandosi il farmaco, possa scegliere la morte anziché la vita. E quindi da un lato c'era chi sostanzialmente insisteva sulla vulnerabilità dei soggetti in questo paziente, in questo contesto, sulla necessità di un accompagnamento dei pazienti, di una visione anche di una società che sostenga il malato, che non faccia sentire il malato al malato quasi un dovere di morire più che un diritto di morire, no? Di fronte alla scelta del suicidio assistito sembrerebbe quasi che il malato debba giustificare le ragioni per cui preferisce vivere rispetto a morire, oltretutto ribadendo il concetto del dovere di curare del medico. Il suicidio assistito cambierebbe radicalmente il ruolo del medico nella nostra società, quindi un medico non più come garante della vita e della salute, ma anche come colui che usa la sua competenza per aiutare il paziente alla morte. Dall'altro lato c'erano i sostenitori del suicidio assistito, che al contrario ritenevano assolutamente fondamentale che in alcune condizioni fosse garantito la autodeterminazione, e ritenevano che invece del medico, in questo caso di aiutare a morire, per richiamandosi al principio di non maleficenza, cioè il medico non deve fare un danno non deve fare del male al soggetto che in quel momento non vuole vivere, per cui per lui la vita e l'accudimento è considerato un male e un danno. Ora, di fronte a queste due visioni, il Comitato Nazionale era molto difficile trovare quella mediazione che invece serve al diritto, e la mediazione l'abbiamo trovata in alcuni punti che sono stati ripresi dalla sentenza della Corte Costituzionale. Il primo, che nel caso in cui si dovesse mai regolare suicidio assistito, si doveva fare in una struttura pubblica, non privata. Secondo, che si desse prova del fatto che il soggetto fa questa scelta dopo aver avuto la possibilità di essere accompagnato con le cure palliative. Questo per noi era un'esigenza fondamentale, perché sappiamo, lo diceva prima Monsignor Pecoraro, che abbiamo una bellissima legge in Italia, la numero 38 del 2010, che chiede l'implementazione delle cure palliative, ma purtroppo è applicata a macchia di leopardo, non è applicata in modo omogeneo sul territorio, e soprattutto non ci sono medici sufficientemente formati per le cure palliative. Allora il rischio è che si chieda il suicidio assistito perché non c'è la strada della palliazione. Allora noi questo l'abbiamo chiesto come requisito.
fondamentale, cioè che sia offerta, che abbiamo la prova che il soggetto ha avuto la possibilità di sperimentare questo accompagnamento palliativo e che dunque la richiesta di suicidio assistito sia una richiesta estrema e non sia una richiesta di morire per non soffrire, ma che sia offerta concretamente la strada. Altra requisito che avevamo chiesto, l'obiezione di coscienza del medico, che non volesse fare, intraprendere questa risposta, diciamo, della richiesta del malato. Ora, la Corte Costituzionale, come voi sapete, in questa sentenza tanto discussa anche dal punto di vista, oltre che bioetico, anche biogiuridico, sappiamo bene che ha fatto un passo veramente oltre la legge 219 del 2017. Noi al Comitato Nazionale avevamo detto in modo molto chiaro che lasciare morire e provocare la morte sono due elementi inconciliabili, mentre la Corte Costituzionale vede un legame tra le due dimensioni. Nel momento in cui propone questo argomento, cioè sappiamo che la Corte Costituzionale riconosce il suicidio assistito solo in un caso molto specifico, profilato se vogliamo sul caso di DJ Fabo, e cioè quando un soggetto è in grado di intendere di volere, quando un soggetto si trova in una condizione di patologia irreversibile, quando un soggetto si trova di fronte ad una sofferenza insopportabile e quando ci sono dei trattamenti di sostegno vitale, come era nel caso di DJ Fabo, che era assistito da nutrizione artificiale, idratazione artificiale e saltuariamente anche ventilazione artificiale. La Corte Costituzionale dice, sviluppa l'argomento fondamentale su un'analogia, dice: ma così come si ammette per legge 219 del 2017, che a fronte di una rinuncia, quindi sospensione di un trattamento sanitario salvavita, il medico può staccare la macchina, praticare una sedazione profonda, allo stesso modo il medico può, secondo la Corte, aiutare il paziente che si trova in quelle quattro condizioni prima delineate a morire, perché la situazione è analoga, dice la Corte, cioè il medico agisce per aiutare a morire il paziente. Dal nostro punto di vista, il Comitato Nazionale, riteniamo che questa analogia, lo dicevamo prima della Corte, fosse inappropriata. Perché? Perché è il salto, come vi dicevo, dal lasciare morire al provocare la morte. Oltretutto, sappiamo anche che se avesse attuato quanto prescritto dalla legge 219-2017, cioè la richiesta di sospensione di un trattamento sanitario salvavita, non sarebbe morto nell'immediato, perché la sospensione di idratazione e nutrizione artificiale è progressiva e la sospensione della ventilazione non gli avrebbe dato immediatamente attraverso la sedazione profonda ammessa dalla legge 219-2017, perché diceva: allora io continuerei comunque, anche senza coscienza, quindi senza sofferenza, a vivere, a continuare una vita, provocando negli altri sofferenze, cioè la madre, la fidanzata, eccetera, che lo vedeva in una condizione. Lui invece rivendicava il diritto a morire subito, cioè a morire nella immediatezza. Ora, questo passaggio dal lasciar morire al provocare la morte è il passaggio di fondo che è oggi oggetto di discussione in Parlamento sulla legge sul suicidio assistito, che rappresenterebbe veramente questo grande passaggio ad un vero e proprio diritto di morire. Quali sono i punti fondamentali nel dibattito? Adesso voi sapete che c'è un disegno di legge in discussione sulla morte volontaria medicalmente assistita. Sono proposti tanti emendamenti, quindi non è possibile ricostruire il dibattito, però ci sono tre elementi che vorrei qui sottolineare. Il primo, non è ancora chiaro in questo disegno di legge, vedremo come andrà la discussione parlamentare, qual è la condizione clinica del paziente per la richiesta di suicidio assistito, perché si oscilla tra chi dice: è sufficiente che sia in una condizione di patologia irreversibile, e sostanzialmente si include anche la disabilità grave, ma la disabilità, oppure una patologia prognosi infausta. È diverso perché
ha una terminalità. Questo è un punto che sta molto oscillando fra coloro che danno un'interpretazione più ampia, patologia irreversibile, quindi include anche la disabilità, o un'interpretazione più ristretta, dunque una patologia a breve termine sostanzialmente. Secondo punto su cui si discute è il concetto di sofferenza, ma si intende sofferenza fisica e o sofferenza psichica. È proprio sull'e e sull'o che si sta giocando una grande differenza, perché se si dice o, quindi la disgiunzione vuol dire che può valere sia la sofferenza fisica che la sofferenza solo psichica del paziente. E la sofferenza fisica è accettabile e lenibile, ma la sofferenza psicologica è lenibile da un certo punto di vista? Probabilmente no, perché è una sofferenza che non si basa su un dolore fisico, ma è una sofferenza di carattere psicologico. E anche qui le due interpretazioni aprono chiaramente a strade diverse per la legislazione. Terzo punto è l'essere dipendente da un trattamento di sostegno vitale. Questo è un punto che è sempre stato scivoloso anche della sentenza della Corte Costituzionale. Già al Comitato Nazionale di Bioetica avevamo a lungo riflettuto su questo tema della condizione dell'essere dipendente da un trattamento di sostegno vitale. C'è qualcuno che dilata l'interpretazione, cioè trattamento di sostegno vitale significa una tecnologia che mantiene in vita, ma significa anche un pacemaker, un catetere vescicale, ma qui i medici mi sapranno meglio precisare, ma quindi una dipendenza di assistenza, non una dipendenza di tecnologia. Voi sapete che anche nel caso Mario di Ancona è emerso questo problema. E quindi anche qui ci sarà una interpretazione che spinge verso la legge in senso più ampio, quindi un'interpretazione di anche dipendenza assistenziale, o verso un'interpretazione più stringente che in fondo aveva dato la Corte, cioè un trattamento di sostegno vitale inteso come essere attaccato alla macchina, detto in un linguaggio più, diciamo, comprensibile ai non medici. E questi sono punti oggi oggetto di riflessione che ancora non sono definiti nella discussione parlamentare, oltre alla grande questione, che solo accenno, dei comitati di etica, del ruolo dei comitati di etica. La Corte Costituzionale diceva che certamente ci deve essere una commissione medica che valuta se quali sono le condizioni precise del paziente per verificare la possibilità o meno di fare questa richiesta di suicidio assistito, e poi chiede anche una valutazione dato etico territoriale. Ora, il comitato etico territoriale, se sono i comitati di etica per la stazione e o i comitati di etica per la clinica, che peraltro sappiamo non sono neanche istituiti per legge, e forse questa legge potrebbe dare una spinta in questa direzione, anche se non si capisce bene qual è poi il ruolo di un comitato di etica clinica nella valutazione del suicidio assistito. Ultimo punto, e qui concludo, sull'eutanasia. Sappiamo che il referendum non è stato dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale, non abbiamo ancora chiaramente le ragioni, ma sono state già in parte anticipate dalla conferenza stampa, comunque dalla dichiarazione della Corte Costituzionale, e sono molto chiare, cioè non è stato ammesso il referendum sull'eutanasia semplicemente perché non era un referendum sull'eutanasia, ma era un referendum sull'abolizione parziale dell'articolo 579 e quindi l'omicidio del consenziente. Peraltro una formulazione veramente molto complessa di questo quesito, che non era adeguata alla capacità di comprensione dei cittadini che pensavano di firmare per la richiesta dell'eutanasia senza sapere esattamente in che cosa consistesse il quesito, che invece era altro, cioè l'abolizione parziale dell'omicidio del consenziente, articolo 579, nel caso in cui il soggetto che chiede di morire non sia minore, non sia in una condizione, diciamo, di malattia, disordine mentale, e sia libero, non sia, coercitivamente influenzato. Ma non c'entra nulla con l'eutanasia, che noi sappiamo essere invece altro, cioè la somministrazione di una dose farmacologica che provoca la morte in un paziente
che comunque è in una condizione almeno di malattia inguaribile e di sofferenza insopportabile, condizioni che non sono nemmeno menzionate da questo quesito referendario. Quindi la Corte Costituzionale non ha ammesso il referendum e quindi a questo punto siamo in una situazione in cui sappiamo bene ci sono forze politiche che stanno invece premendo, vogliono andare oltre il progetto di legge sul suicidio assistito per aprire all'eutanasia, quindi il dibattito oggi sia sul piano medico che sul piano giuridico è molto, diciamo, ancora molto aperto, molto aperto. Difficile dare, come voi capite, estremamente articolato. Dal mio punto di vista, una sola riflessione. Questa linea che si sta definendo dal punto di vista biogiuridico apre a una domanda. Noi siamo sempre, come dire, prima della legge 219 del 2017, potevamo dare un po' per scontato, tra virgolette, il diritto ad essere curati, ad essere assistiti. Se si apre la possibilità della scelta di poter morire, dovremo anche giustificare la nostra volontà di vivere, perché avremo anche un'altra opzione possibile, quella di chiedere di morire. E allora questo diventa molto complesso in una società in cui sia la scelta di morire è una scelta estremamente complessa, sia in una società dove noi sappiamo che purtroppo le risorse sanitarie sono scarse, ci sono anche ragioni economiche di tagli della sanità e forse anche problemi anche di carattere familiare, per cui alcuni soggetti potrebbero quasi sentirsi in dovere di morire, cioè in dovere di fare una scelta per la morte, non per la vita, perché si sentono un peso per la società. Ecco, quello credo bisognerà molto riflettere su questo, non far sentire il malato un peso, creare le condizioni di sostegno, di accompagnamento, per poter garantire anche la scelta di vivere, se mai si delineasse da un punto di vista giuridico la scelta di morire. Credo che la bioetica in questo senso dovrebbe avere un ruolo molto importante. Mi fermerei qui. Grazie. Grazie alla professoressa Palazzani. Credo che siamo riusciti a seguire anche un po' tutti bene, perché ogni tanto c'era anche qui qualche sobbalzo del collegamento. Però la presentazione mi sembra molto chiara, grazie, molto completa del percorso che è stato fatto in questi anni, dalla 219 fino al disegno di legge attualmente in discussione. E quindi il cambio anche paradigma su alcuni approcci. Come si diceva, proprio per motivi di tempo, apriamo già adesso un breve dibattito, quindi se qualcuno vuole porre delle domande di chiarimento, di approfondimento o di ripresa, in modo tale da comprendere meglio questa evoluzione e come si collochi oggi anche il dibattito in Parlamento sul disegno di legge che dovrebbe affrontare l'aiuto al suicidio o l'aiuto medicamente al suicidio, perché anche sul fatto che sia medicalmente o non medicalmente ci sono delle discussioni e come intendere quindi questo aiuto al suicidio e che tipo di prospettive si aprono. C'è già stato anche un accenno ai comitati etici che forse meriterebbe di essere ripreso un attimo, perché la Corte lì si è sbilanciata forse su un terreno che neanche la Corte conosce bene, perché ha parlato dei comitati etici territoriali che creano un po' di confusione e disagio su sperimentazione o su pratica clinica, ma anche sul compito di comitati che dovrebbero dare un parere etico, non una valutazione operativa delle condizioni. Però ecco, vorrei, visto che siamo anche un certo numero di partecipanti e il tempo, ripeto, è abbastanza contingentato, se ci sono domande credo basta intervenire, cioè a voce, non so se qualcuna delle domande anche via chat può esserci, non vedo mani alzate o
oppure non le vedo io, insomma, scusate. Paolo Zecchinato. Sì, prego allora, Paolo. E tre domande. Primo, mi pare che nella presentazione di Laura Palazzani si parlava del paziente vulnerabile come se vulnerabile equivalesse a incapace di intendere e di volere. E questo mi parebbe strano, la vulnerabilità di per sé non dice incapacità. Secondo, trovo strano anche che il poter chiedere di morire implica il dover giustificare voler continuare a vivere. La cosa mi pare che proprio non ci sia conseguenzialità logica. Se io chiedo di potermi allacciare le scarpe durante la cerimonia, non è che sono obbligato a giustificare di non allacciarmi le scarpe durante la cerimonia. La trovo, cioè, un non sequitur. Terza domanda. Trovo bizzarro che la legge del 2017 ammette, se ho capito bene, ammetta il suicidio assistito solo se sono disponibili anche cure palliative. Casomai mi parrebbe casomai il contrario. Perché qui una situazione in cui non sono disponibili le cure palliative e il paziente è condannato a soffrire, proprio allora non può chiedere il suicidio assistito? O ho capito male io? Laura, per favore, grazie. Ecco, così. Allora, prima questione, no, vulnerabilità non vuol dire incapacità di intendere di volere, cioè si parla sempre dell'autonomia come base della autonomia, non come autodeterminazione, che è considerato un concetto molto astratto, cioè non è che siamo così lucidi a decidere voler vivere o morire. È chiaro che noi parliamo di pazienti che vivono la vulnerabilità è una condizione della vita, non è la condizione di capacità di intendere di volere. Non stiamo parlando di incapaci. La legge 219 del 2017 ovviamente menziona gli incapaci in un articolo ben preciso che non ha nulla a che fare con il paziente che rifiuta o rinuncia a un trattamento sanitario. La vulnerabilità è una condizione di esistenza di un soggetto che si trova in una condizione di fragilità, ovviamente una malattia inguaribile, terminale, irreversibile. Quindi se ho dato la sensazione di identificare vulnerabilità e incapacità, voglio subito chiarire che non sto assolutamente parlando di questo. Cioè l'incapace è colui che non può prendere una decisione da un punto di vista giuridico, quindi non può decidere neanche di rifiutare o rinunciare al trattamento sanitario. Vulnerabilità la intendo in un altro modo, cioè che in una condizione di esistenza in cui un soggetto ha bisogno di essere aiutato a prendere una decisione. E questo la legge 219 del 2017 ammette, c'è un piccolo passaggio in cui dice, riconosce che è indispensabile dare un sostegno psicologico al malato che deve prendere una decisione così gravosa come quella appunto di non iniziare o sospendere un trattamento di sostegno vitale che implichi evidentemente come conseguenza la morte. Seconda riflessione, ovviamente è una mia riflessione che condivido con altri filosofi morali, abbiamo parlato proprio recentemente in uno di questi incontri col professor Pessina, con cui condivido molte discussioni, ed eravamo assolutamente in linea su questo, cioè sul fatto che noi diciamo davamo per scontato il diritto di essere curati e assistiti. Ora noi abbiamo anche la possibilità di non essere curati e assistiti e di morire. Questo già con la legge 219 del 2017 noi possiamo non iniziare un trattamento di sostegno vitale o sospendere un trattamento di sostegno vitale. Se invece vogliamo continuare, faccio un esempio molto pratico, se l'argomento sembra un po' troppo sofisticato dal punto di vista filosofico. Quando Welby ha chiesto il distacco del ventilatore, ha chiesto di morire. Nello contesto, ha dato una lettera al presidente anche Napolitano per chiedere questo. Nello stesso momento, contestualmente, c'erano molti pazienti, associazioni di pazienti, che hanno firmato una lettera al presidente Napolitano: noi siamo liberi di vivere. Cosa vuol dire? Vuol dire che pur vivendo nelle stesse condizioni di Welby, la loro esigenza era quella di avere una migliore assistenza sanitaria.
perché hanno sentito l'esigenza di mandare una lettera al Presidente della Repubblica quando Welby chiedeva di sospendere il trattamento sanitario? Per il famoso questione del pendio scivoloso. Non è che dando la possibilità nella nostra società di sospendere certi trattamenti di sostegno vitale si pensa anche che quella condizione di vita non vale la pena di essere vissuta, non è sufficientemente degna. Quei pazienti, nella stessa più o meno condizione clinica di Welby, chiedevano di vivere, non di morire, quindi dovevano in qualche modo giustificare la loro richiesta, che mai avrebbero scritto questa lettera al Presidente della Repubblica se non ci fosse stato il caso Welby. Ultima questione sulle cure palliative, no, assolutamente. Allora, la legge 219 del 2017 non parla di suicidio assistito, vorrei che fosse chiaro, parla di rifiuto e rinuncia a trattamenti di sostegno salvavita, cioè siamo nell'ottica del lasciare morire. Il suicidio assistito è oggetto della sentenza della Corte Costituzionale e del progetto di legge oggi in discussione. Ora, la questione delle cure palliative è questa. Noi al Comitato Nazionale abbiamo detto, noi chiediamo, siccome le cure palliative, parto da un dato di fatto, le cure palliative non sono distribuite in modo omogeneo nel territorio nazionale, cioè non in tutti gli ospedali c'è il servizio di cure palliative, non in tutti gli ospedali c'è un personale formato appositamente per le cure palliative, e noi abbiamo chiesto una condizione. La condizione è che un soggetto che chiede di morire gli sia offerta la possibilità, il percorso delle cure palliative. Non vorremmo che un soggetto si trovasse nella condizione di voler chiedere di morire perché non ha la possibilità del percorso delle cure palliative. Sappiamo che le cure palliative è un percorso che consente l'accompagnamento nel morire, cioè il poter limitare nei limiti possibili dolore e sofferenza. Questo non so se è chiaro, ma è la condizione. E infatti la Corte Costituzionale questo l'ha ripreso proprio perché sappiamo bene, purtroppo, che la legge 38 del 2010 dovrebbe essere implementata, cioè dovrebbe essere meglio applicata per garantire questo accompagnamento palliativo. Spero di essere stata sufficientemente chiara. Credo che... Renato. A Paolo, prego. Posso? Sulla questione dei comitati etici. Dimmi. Prego Paolo. Prego. Sulla questione dei comitati etici. Non sono disponibili le cure palliative? Scusa, chi era ancora Zecchinato? Paolo Benciolini, scusa allora. No, scusa tu. Sulla questione dei comitati etici, noi nel Veneto abbiamo una grande fortuna, una grande esperienza sui comitati etici per la pratica clinica. Renzo Peguraro, e non solo lui, anche Italo De Sandri e altri ricorderanno che ben prima della legge 219, come comitato etico per la pratica clinica, abbiamo assunto responsabilmente la decisione di far cessare un trattamento sanitario in un paziente che aveva poi aveva la stessa patologia di Pier Giorgio Welby. In quel momento abbiamo messo a punto un modo di procedere che non era deliberativo, ma era un parere consultivo, come è proprio dei comitati etici per la pratica clinica, che non sono i comitati per la sperimentazione e che non sono quei comitati etici territoriali, termine che forse era obbligatorio per la Corte Costituzionale, perché sono solo quelli che sono riconosciuti da una legge regionale, da una legge nazionale. Allora, credo che anche politicamente in questo momento sia molto importante sottolineare il significato, il valore, le competenze, i limiti dei comitati etici, che non vengono svalutati ma vengono rafforzati in senso proprio bioetico, di riflessione etica insieme con il paziente e io aggiungerei con il medico di fiducia del paziente. Mi piacerebbe che nella legge venisse usato lo stesso termine della legge 194 sulla interruzione di gravidanza. Il medico di sua fiducia, non il medico formalmente, burocraticamente, il medico cosiddetto di base. Allora segnalo che è stato fatto un documento sottoscritto da molti di noi alla Regione Veneto perché almeno localmente non si cada nel tranello di istituire degli enti che avrebbero una funzione burocratica e astratta, estranea alla situazione del paziente. Credo che almeno a livello regionale queste cose possano essere attivate.
Sì, io sto seguendo un po' la vicenda. Per adesso voi sapete che c'è tutta la questione della riduzione dei comitati, ma Monsignor Pecoraro sa molto meglio di me, fa parte del comitato etico di coordinamento dei comitati etici per la sperimentazione, è in atto la riduzione dei comitati etici, no? Della sperimentazione a 40. E il ministro sta suggerendo l'idea di, rispettando peraltro quanto c'era già scritto dalla norma del 2013, dare a questi comitati di sperimentazione anche la funzione di valutazione clinica per il caso del suicidio assistito, integrando alcune componenti che mancano, per esempio palliativista, rianimatore, eccetera. È una questione molto controversa, leggevo recentemente su Quotidiano Sanità che appunto la conferenza delle regioni ha fortemente criticato questa proposta e sta proponendo delle alternative, quindi siamo in una situazione molto, molto complicata. Io penso che chi fa parte di un comitato per l'etica della sperimentazione può benissimo non sapere nulla di suicidio assistito, cioè non avere le competenze adeguate. Faccio un esempio, cioè lo statistico, ma cosa c'entra lo statistico con il suicidio assistito? Cioè ci sono delle competenze che non c'entrano per la valutazione del suicidio assistito, e anche il bioeticista esperto in sperimentazione dei farmaci può non sapere nulla delle questioni di suicidio assistito. Quindi è evidente che io mi pare di aver capito dalle sue parole che anche lei propenderebbe più verso l'istituzione di comitati di etica per la clinica che diciamo abbiano delle competenze in questo settore, che però sappiamo non sono istituiti per legge, quindi bisognerebbe proprio regolamentare i comitati di etica clinica e capire anche che tipo di funzioni possono avere per il suicidio assistito, perché certo non deve essere una funzione burocratica, ecco, perché sarebbe anche sminuire il ruolo di un comitato di etica per la clinica. Noi abbiamo l'esperienza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove è stato istituito un comitato di etica per la clinica radicalmente separato dal comitato di etica per la sperimentazione, e lavora molto intensamente sulla valutazione dei casi clinici, e quindi non può essere ridotto questo comitato a un organo burocratico di accertamento di procedure, ecco, sarebbe veramente anche uno svilimento del suo ruolo. Chiedo scusa solo un attimo, nel 1997, quando ero Comitato Nazionale di Bioetica, abbiamo fatto un breve documento proprio sulla differenza tra i due tipi di comitati e sulla loro diversa composizione a seconda della diversa competenza. Sì, sì, è vero, infatti è stato uno dei primi, sono due pareri molto interessanti sul comitato etico, e noi abbiamo scritto invece nel 2017 un parere sul tema dei comitati di etica clinica, spingendo il governo verso una regolazione di questi comitati di etica clinica, che si trova assolutamente in linea con il parere che avevate già scritto, molto illuminante, alla fine degli anni 90. Sì, sì. Ma, se posso, credo che questo sia un argomento che meriterà riflessione. Adesso la situazione è molto complicata e confusa per quanto riguarda la sperimentazione, come si è detto. Quindi è abbastanza caotica e vedremo cosa succede. I comitati per la pratica clinica, comitati per la pratica clinica, sono presenti solo in 2-3 regioni, almeno con un po' di strutturazione, e quindi anche lì poi si trovano comunque un po' in difficoltà, andrebbero valorizzati, e qua bisognerebbe capire qual è il ruolo del comitato come parere e il ruolo di uno che invece diventa una specie di colui che dà l'autorizzazione, come sembra fare intravedere la Corte. Quindi è materia di discussione, vale la pena anche lavorare alla luce di chi ha esperienze, ma anche di chi dovrà assumere dei ruoli che non sono solo parere, ma diventano una valutazione in vista di una specie di autorizzazione. Usiamo tra con virgolette questo concetto. Mi sembrava ci fosse, non so, c'era qualche altra domanda e poi... Sì, Lorenzo, volevo intervenire io proprio su questo tema telegraficamente, sì, per poi lasciare anche a Nerio la parola, perché questo passaggio ultimo che abbiamo avuto ha provocato in senso positivo il fatto che sia in Veneto che in Toscana, un'altra delle regioni che ha una rete dei comitati per la pratica clinica, come dire, i comitati si sono fatti sentire in questo senso, credo,
forse che l'occasione paradossalmente negativa di indicare per i comitati una funzione solamente notarile, se si può dire così, però in realtà provochi una sorta di reazione nel fatto di specificare che il comitato deve avere una funzione, potremmo dire, non ex post, non a valle di tutta la vicenda, ma come accade per i casi che arrivano nei nostri comitati per la pratica clinica, una funzione a monte, dove accompagniamo i curanti, i familiari, il paziente stesso, mentre chiaramente, essendo a valle della questione, diventerebbe semplicemente, come già si è detto, una funzione burocratica. Ecco, qui vedo collegati molti amici dei vari comitati, sia regionale che dei comitati locali, e quindi credo che questa sia una riflessione anche propositiva che esce da questo periodo. Scusate, va bene, non so se c'è un'ultima domanda prima di passare la parola al dottor Zamperetti, e ancora la professoressa Palazzani, di approfondimento, di ripresa. Quindi Laura, casomai molto brevemente, tu come vedi l'evoluzione del disegno di legge in Parlamento? Cioè è qualcosa che dovrebbe essere coerente, tra virgolette, con la sentenza della Corte? Il Parlamento ha spazi di allargamento o di restringimento delle condizioni poste? Cioè il Parlamento può restringere e delimitare meglio alcune cose? Ecco, quello... stavo cercando di dire proprio questo, cioè in questo momento diciamo è molto probabile, ma io non posso diciamo prevedere il futuro, che questo disegno di legge andrà avanti. Probabilmente il fatto che non è stato ammissibile il referendum dalla Corte Costituzionale, probabilmente i tempi si dilateranno un po'. Però ci sono queste due diverse componenti, quella che va verso l'allargamento e quello che va verso la restrizione. Io penso che la restrizione del campo, anche se devo dire la legge, molte volte noi pensiamo che la legge possa prevedere tutti i casi possibili, ma non è così, quindi non avremo mai una legge sufficientemente chiara per delimitare i casi, no? Quindi quello è un'utopia. Avremo sempre comunque una regola che ci scontenterà nell'applicazione pratica, perché poi sappiamo bene la flessibilità della pratica non potrà mai essere regolata completamente dalla legge. Però io penso che su questo ci sia un margine sicuramente di intervento possibile. Per me fa una grande differenza patologia irreversibile o, e quindi inguaribilità, o a breve termine. Sappiamo già che è una restrizione importante, anche se breve termine, anche questo è un concetto vago, sicuramente non sa in che senso, però è chiaro che non è una patologia che dura, è una patologia che comunque ha una prognosi di morte entro un mese. Insomma, già questo è una delimitazione di un ambito temporale della richiesta che può restringere, anche se sostanzialmente legata l'una all'altra, c'è un margine di distinzione, quindi anche lì chi opta per una sofferenza solo fisica vuole restringere un po' il campo e mostrare anche il ruolo importante che possono avere le cure palliative. E soprattutto sul trattamento del sostegno vitale si sta giocando una grande discussione, no? Che cosa si intende per trattamento del sostegno vitale. Noi anche al Comitato Nazionale avevamo attivato una riflessione su questo punto, c'è chi dice che il trattamento del sostegno vitale, se si pone come condizione, può portare ad una discriminazione nell'ambito dei pazienti, perché solo quelli con trattamento del sostegno vitale possono chiedere suicidio assistito, gli altri no. Quindi c'è il famoso principio di uguaglianza non discriminazione che potrebbe ovviamente suscitare ancora discussione. Quindi diciamo il gioco è ancora aperto nel dibattito, naturalmente. Grazie ancora. Non so se Maria Grazia Ruggeri, vedo una mano alzata, volesse intervenire. Per favore il microfono. Non si sente. No.
Può verificare, accendere il microfono oppure almeno via chat, altrimenti credo che abbiamo... Basso? Adesso va bene. Adesso? Sì, 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 va bene. Era un problema di cuffia. Sì, io sono un medico di cure palliative, no? E solo un paio così di appunti. Anzitutto, dello stato di attuazione della legge 38 si parla dal 2010, cioè da quando è entrata in vigore la legge 38. Lo stato di attuazione è molto diverso non solo tra regione e regione, tra ULS e ULS, ma alcune volte anche all'interno della stessa ULS, e quindi questo secondo me è un argomento dal quale non si può prescindere. Non possiamo avere una scelta libera se non c'è un'alternativa decente che possa offrire quella qualità di vita che può essere, agevolata a qualsiasi persona. E questo lo vediamo noi operatori delle cure palliative, quando nella nostra pratica quotidiana, nei nostri pazienti che sono numerosi e di ogni patologia, di solito non ci sentiamo rivolgere domande di accelerare la prognosi, di farla breve. Di solito invece la domanda pressante, ripetuta, è quella di stare meglio. E il nostro lavoro non è né operare sul sintomo fisico, che poi non è mai disgiunto dal sintomo psicologico del concetto del dolore totale, ma è operare in tutti i sensi, perché l'intervento delle cure palliative, questo è già nella legge 38, non è solo sulla terapia del dolore, ammesso e non concesso che sappiamo cosa è il dolore, ecco, e come lo possiamo anche misurare e quantificare, ma è operare sulla globalità del paziente, delle sue esigenze psicologiche, spirituali, sociali, relazionali, eccetera, eccetera, nonché su tutto il suo entourage familiare. Quindi diciamo, secondo me non si può prescindere in una richiesta di tipo autosoppressivo dalla domanda fondamentale: ho fatto tutto quello che posso fare? Quindi la legge 38 è del 2010, ma le cure palliative, di cui appunto sento dire spesso in Italia non ci sono, non ce n'è abbastanza, le cure palliative sono nei LEA. Quindi le ULS sono in qualche modo obbligate a erogarle. E se un paziente non ottiene le cure palliative, può rivolgersi direttamente alla ULS e deve farlo, perché le cure palliative sono nei LEA. Adesso sono anche una specialità oltre che una disciplina, no? Quindi... io difendo moltissimo il lavoro che faccio e, come dire, insomma, soprattutto nel senso che dove arrivo io a fare il lavoro, francamente le domande di suicidio assistito non sono le prime. Qualcuno mi chiede, dice, dottoressa, ma mi fa la puntura? No? Mi dicono così i pazienti, o anche la mia infermiera qui collegata, no? Questi sono pochissimi. Ma in realtà stanno chiedendo di non soffrire. Ci sono poi quelli sicuramente super determinati, ma non possiamo relegare il ruolo delle cure palliative ad una scarsa attuazione, visto che c'è una legge ormai da 12 anni, compie gli anni proprio in questo periodo, all'inizio di marzo. Le cure palliative sono nei LEA, sono una disciplina, sono una specialità, agiscono sulla globalità del paziente e del suo entourage familiare, e dove poi la pratica clinica il paziente primariamente chiede di essere aiutato. Grazie, credo che questo ci apra già anche all'intervento successivo. Non so se Laura Palazzani ha una brevissima replica, altrimenti concludiamo. Ma io non ho repliche, perché non sono medico, non sono palliativista, però quello che posso solo testimoniare è che di base che abbiamo avuto comitazionale, abbiamo avuto in audizione molti esperti e tutti, era proprio una voce univoca, sosteneva la necessità di una implementazione della legge, perché le cure palliative non sono distribuite in modo omogeneo sul territorio nazionale e non ci sono sufficienti non c'è sufficiente personale adeguatamente formato per le cure palliative. Questo è un elemento di cui noi abbiamo preso atto, perché ci è stato portato all'interno del Comitato Nazionale per la Bioetica. Se la realtà è diversa, sono ben felice, ma penso invece in realtà che ci sia ancora molto da fare per attuare. La legge esiste, non c'è dubbio, ed è una delle leggi
forse il migliore che abbiamo in Europa, ma non è adeguatamente uniformemente applicato nel territorio nazionale. Questo almeno noi prendiamo atto di questo. Poi se lei mi dice che invece ci sono le cure palliative, è una voce che io sono ben felice di recepire, ma non credo che la situazione purtroppo sia come... Sì, sì, la situazione non è omogenea, come dicevo all'inizio, addirittura all'interno di una stessa URSS, quindi su questo dico solo che bisogna pretendere di più, visto che c'è una legge e che le cure palliative sono nei LEA. Questo sì, è un diritto e anche il cittadino deve prendere un diritto alla cura palliativa. Scusate, mi pare sia stato sufficientemente detto il discorso e sarà anche completato ulteriormente. Professor Palazzani, grazie, può continuare a seguirci finché il tempo le è disponibile e grazie ancora per l'intervento, la chiarezza e direi completezza e la necessità, soprattutto anche del Comitato Nazionale di Bioetica, di continuare la riflessione su questi temi. E darei allora la parola al dottor Nereo Zamperetti, che è medico anestesista. Credo faccia ancora parte del gruppo di studio di bioetica della SIARPI, cioè la Società Italiana di Anestesia e Rianimazione. Ha una lunga esperienza nei comitati etici, in particolare a Vicenza, e attualmente fa parte della unità operativa complessa di cure palliative e hospice proprio della ASL di Vicenza, Oberica, come oggi si dice. Prego allora Nereo, sempre circa 5-30 minuti e poi continuiamo la discussione. Buongiorno a tutti, anch'io vi ringrazio moltissimo di essere coinvolto, di essere stato coinvolto oggi. Mi sento un pochino a disagio perché prima scherzando dicevo sono un povero palliativista di provincia, però insomma vi porto così la mia esperienza e qualche idea poi da condividere. Io adesso lavoro in cure palliative, confermo che è una realtà molto a macchia di leopardo, ha sofferto un po', come tutta quanta la sanità, dell'epidemia di Covid, che ci stiamo forse lasciando alle spalle, nel senso che ogni tanto qua e là il personale è stato tolto, è stato preso per andare a fare i tamponi, per andare a fare altre cose. È una realtà globalmente inadeguata ai bisogni attuali di cura. Ci sono situazioni più felici, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Toscana, per dire anche la Lombardia, situazioni un po' più infelici e molto disomogenee. Ecco, ci sono realtà che hanno bellissimo hospice con molti posti, con molti, però hanno molto poca, in realtà, molto poca presa sul territorio. Altre viceversa, in cui c'è molta attività sul territorio, ma non c'è poi un riferimento, non c'è un hospice sufficiente ad aiutarle, per cui ci sia molto da fare. La speranza attuale deriva dal fatto che in luglio è stato approvato un emendamento al decreto Sostegni Bis, che prevede che le regioni verranno affiancate da Agenas nella realizzazione di un piano triennale, che previa una ricognizione delle attività fino ad oggi svolte, permetterà alle reti locali, alle reti locali di cure palliative di essere completamente operative sui tre livelli assistenziali, cioè l'assistenza domiciliare, gli hospice e le attività ospedaliere. Questo entro il 2025. E questo qua ci fa ben sperare, insomma, ecco. L'altra grossa problematicità è data in qualche modo dalla formazione, nel senso che finora ci sono poche università che hanno piccoli momenti formativi, ci sono i master, poi si impara a fare lavorando. Per lavorare in cure palliative, per dire, bisogna venire arrivare da specialità affini, l'ematologia, geriatria, malattie infettive, anestesia e rianimazione. Ecco che qua c'è in giugno dell'anno scorso, di 2 anni fa, l'emendamento al decreto rilancio, a decorrere da quest'anno c'è istituito la scuola di specialità in medicina e cure palliative. Per cui le cose dovrebbero andare da adesso in meglio, insomma, ecco. Quello che mi sentirei di dire è che non si può pensare di
migliorare, di ottimizzare, di risolvere il problema del fine vita delegando tutto alle cure palliative. Cioè, le cure palliative fanno la loro parte, ma ovviamente se tutto il resto della sanità continua a lavorare con un approccio, tra virgolette, tradizionale, cioè con un approccio molto prestazionale sulla patologia, senza vedere la persona e i suoi problemi, la sua storia, è chiaro che le cure palliative potranno fare molto poco, insomma, ecco, arriveranno sempre in ritardo. Tornando a quello che diceva la dottoressa, la professoressa Palazzani prima, la legge 219 è stata fondamentale perché sancisce la centralità della persona, già cambia in qualche modo, secondo me, la narrazione del rapporto di cura. Cioè, se prima il rapporto di cura che avevamo noi medici è quello che esistono le cellule, gli organi, gli apparati, esistono le malattie, esistono i malati, esistono i medici, e i medici sanno cosa fare e le persone malate devono essere pazienti e quindi ubbidire quello che dice il medico perché il medico sa, la legge dice che ci sono persone che hanno problemi, persone che sono protagoniste della loro storia e che rimangono protagoniste anche del loro percorso di cura. Quindi in qualche modo pone la persona con la sua autonomia all'interno, al centro del processo di cura. Chiaro che quello che si diceva anche prima, cioè questa autonomia non può essere una figura in qualche modo di estraneità, cioè io ti informo, ti dico, tu decidi, poi io ripasso tra mezz'ora e mi dice io faccio, cioè deve essere una figura di prossimità, cioè in questo momento in cui hai una difficoltà importante, io ti dico, ti spiego un attimo a che punto sei, ti dico che cosa possiamo fare, ti aiuto a capire cosa vuoi, ti aiuto a costruirti un tuo progetto di vita, un percorso che possa soddisfarlo e ti sostengo in queste tue decisioni. Ecco. Attualmente, nelle mie esperienze di pediatria, trovo ancora persone che si trovano in difficoltà perché hanno a che fare con curanti della mia generazione formati molto bravi, formati all'attenzione al dato biologico, alla clinica, ma poco alla relazione, poco alla comunicazione, poco all'attenzione alla persona, ai suoi bisogni. Ancora adesso in molte realtà la morfina è un farmaco più temuto che conosciuto, la sedazione palliativa è una pratica poco nota, poco utilizzata, spesso mal interpretata, anche se è espressamente citata sia nella legge del 149 e sia nella sentenza della Corte Costituzionale del 242/2019, della legge scusata del 2017. La formazione, quindi, come dice la legge 219/2017, è una formazione iniziale e continua di medici e di altri esercenti di professione sanitaria sulla relazione, sulla comunicazione, quella lì va sostanzialmente sostenuta, va implementata, quindi bisogna riformulare l'idea che è la persona al centro, la persona con il suo problema è al centro del percorso di cura e rimane al centro del percorso di cura anche quando la malattia diventa inguaribile, perché la persona rimane comunque curabile, ecco. Questo qua è un altro passo avanti importante, secondo me, della legge 219, quando l'articolo 2 inizia dicendo il medico, avvalendosi dei mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze anche in caso di rifiuto delle prevenzioni del trattamento sanitario indicato dal medico. Cambia anche qua una narrazione che era predominante, insomma, cioè fino a quella legge lì, quelli che pensavano di essere illuminati, tra virgolette, pensavano che la persona ha diritto di essere informata, ha diritto di essere coinvolta, ha diritto di rifiutare le cure, però nel momento in cui rifiuta la cura, in qualche modo si pone fuori dal rapporto di cura. Cioè l'idea era l'ospedale è il posto in cui si curano le malattie, in questo modo, con questi interventi, se tu rifiuti, ti metti fuori, firmi la dimissione ed esci. Per cui non sei più a nostro carico e ti arrangi in qualche modo. Ecco. E pare che la legge invece dice anche se
la malattia è guaribile, anche se la persona rifiuta la cura, rimane comunque con un problema e rimane comunque in carico. Quindi il focus si sposta in qualche modo dalla malattia alla presa in carico della persona, quindi al diritto della persona di sentirsi proporre un percorso alternativo scientificamente valido, magari palliativo, che non vuol dire, ecco, un termine che a me non è mai piaciuto è quello di dire sospensione delle cure o desistenza terapeutica, come dire prima si faceva le cure, si faceva la terapia, poi sospendiamo e non c'è più niente. A me piace parlare di rimodulazione delle cure, rimodulazione terapeutica, nel senso che la cura e la terapia rimane sempre ed è sempre focalizzata sui bisogni della persona, facendo quello che è tecnicamente, umanamente possibile. Ed aiutandola per quanto è possibile, è chiaro che quando si arriva verso il fine vita, i problemi si complicano, ecco, su molti piani. Ecco. C'è un piano relazionale con la persona in cui bisogna che la persona capisca la situazione e sia aiutata a viverla. Ecco. Quello che succede è che la persona ha la sua storia, che è come quella di tutti noi, una storia bellissima, fatta di sogni, di problemi, di progetti, di dove andiamo in ferie quest'anno, della famiglia che cresce, del fatto che i genitori invecchiano, dell'affitto da pagare. A un certo punto si rompe questa storia, la persona va dal medico e dice: si è rotta la mia storia, mi aiuti ad aggiustarla per favore. Ecco. A un certo punto però succede che il medico deve dire questa storia si è rotta e non si aggiusta più. Ecco, quindi la persona deve essere aiutata a capire questa situazione e a pianificare comunque quello che può essere un progetto di vita buono. Comunque, e però qua non è sempre facilissimo, ecco, perché le persone in questa fase a volte li trovi che stanno vivendo un po' il tempo del corpo che gli manda sensazioni negative, gli manda segnali di fragilità, gli manda segnali di terminalità, per cui ti dicono: dottore, ma basta, ma fino a quando, ma che senso ha? Però vivono anche contemporaneamente, magari un momento subito dopo, nel tempo dello spirito, per cui ecco, è fatica pensare che non ci sarò più a Pasqua, è fatica pensare che il prossimo Natale il mio posto sarà vuoto, ecco, cioè che senso ha che ci sia soli a Ferragosto se io non ci sarò più, quando andavamo sempre a fare a mangiare il gelato fuori, e ti raccontano queste cose qua. Ecco. Per cui bisogna aiutarli a mettere insieme tutta quanta questa cosa qua e aiutarli a capire che comunque ci siamo, e qualcosa si può fare comunque, ecco. C'è un piano clinico in cui bisogna gestire la terapia, bisogna capire che senso ha fare ancora esami, perché ti chiedono: ma è un pezzo che non faccio un attacco, allora devi capire cosa ci aspettiamo da questo attacco, in cosa si potrebbe cambiare quello che stiamo facendo adesso, ecco, gli esami del sangue servono, ecco. Bisogna creare un ambiente in cui sia facile riconoscere ed esprimere i sintomi, il dolore, ma anche la sofferenza, l'angoscia, ma anche la nausea, anche sia facile riconoscerli per la persona e per chi ci sta intorno, senza esagerarli, ma anche senza minimizzarli, ecco. E in cui non ci siano ostacoli anche per una corretta gestione dei farmaci, cioè non bisogna, se serve la morfina, un po' di morfina da dare in più, si può dare. C'è poi il piano delle relazioni familiari, ci sono famiglie che si rinsaldano in maniera incredibile quando succedono, quando si arriva verso la terminalità. Lì c'è il rischio veramente che ci sia qualcuno che si sovraccarica, che vuol far tutto, che fa troppo e che fisicamente, psicologicamente a un certo punto rischia di rompersi e va aiutato. Ma ci sono anche famiglie in cui arrivano al pettine nodi irrisolti e storie vecchie, per cui ruggini, e per cui la persona rischia di trovarsi non ostilità, ma fatica a riallacciare rapporti, a risalutare qualcuno, i figli che vengono o non vengono.
Per cui anche lì c'è da lavorare. E poi c'è un grosso piano che è il piano organizzativo, nel senso che è chiaro che tutti quanti vorremmo poter morire a casa, però a volte bisogna organizzare, bisogna vedere se in casa ci sono le risorse strutturali e familiari e umane per gestire, nel senso che la persona che si avvia a far terminare, è sempre più fragile, sempre più debole, fa sempre più fatica ad alzarsi dal letto, ha bisogno di essere lavata, pulita. Allora serve qualcuno che sia sempre lì, che possa darle dell'acqua, che possa pulirla, se ha bisogno di essere pulita, ma a volte anche 3 volte, 4 volte in una mattina, se ha diarrea. C'è bisogno di un letto ospedaliero, c'è bisogno di tante robe che devono essere presenti e devono essere... Quindi serve attenzione, serve delicatezza, serve tempo, serve pazienza, serve presenza. Le cure palliative possono fare moltissimo, possono ridurre in maniera molto significativa i sintomi, possono ridurre in maniera molto significativa la richiesta eutanasica. Non penso che possano azzerarla del tutto. Ecco, può succedere che ci siano persone che... a me è successo che chiedano, ecco. È una richiesta che deve essere, secondo me, decodificata, ecco. Cioè può essere la presenza di un sintomo refrattario, tipo il dispnea, il dolore, che è venuto stanotte, non voglio che mi venga più, per dire, ecco, quindi... La presenza in quel momento lì o la paura di un sintomo, che possa venire, ma anche la paura, non so, la paura di morire soffocato, la paura di morire pieno di male, la paura di morire stanotte da solo e magari non riesco a chiamare, sono qua e... ecco lì, tutto il lavoro di rassicurazione, ma anche pratico, di lasciare a casa i farmaci, di istruire le famiglie, a riconoscere i sintomi, a usare i farmaci. In alcune realtà, per esempio, riusciamo a lasciare a casa le siringhe preriempite, l'approccio, l'acqua sottocuita è già pronta, basta solo abboccarlo, basta fare, si fa lavaggio, cioè, si riesce a gestire, ecco, e in genere funziona molto bene. Può essere, a volte non c'è un sintomo, ma può essere una richiesta di azione, la richiesta di essere badata, la richiesta di essere... di essere confermato come persona e non come solamente un oggetto di cura, ecco, come interlocutore, come guardami, riconoscimi, ecco. Non solo visitami. Può essere la paura di essere di peso. Io ho avuto persone che mi dicono, mio figlio, sono che non esci di casa, tutti i sabati sera qua con me, gli sto portando via la giovinezza, forse sarebbe ora che andassi, ecco. Oppure può essere proprio la sensazione di essere di peso. Ci sono famiglie in cui la persona può avere la sensazione di essere un pochino di peso. Ecco. Io mi ricordo Corrado Biafora quando aveva scritto un coso in cui specificava bene questa roba qua, cioè diceva chi è la persona che chiede che sia finita, è la persona malata o è l'entourage che non ce la fa più per vari motivi, ecco, cioè... Qual è l'oggetto della richiesta? La richiesta di decidere l'autonomia della propria vita, o è quello di essere assistiti fino alla fine senza sentirsi di peso, senza vergognarsene? A volte, e a me è successo più di qualche volta, è proprio una richiesta di senso. Adesso sono qua sul letto, ho perso 30 kg, non riesco più ad alzarmi. Devo essere aiutato ad evacuare, devo essere aiutato a far tutto, mi devo lavare, sto qua che sto aspettando, cioè che senso ha che io stia qua adesso? Per quanto ancora, ecco. E quella lì, questa è una richiesta, a volte è una richiesta difficile, ecco, una richiesta da decodificare e a cui far fronte. Ecco, una volta in un altro incontro così raccontavo una vignetta che a me era piaciuta moltissimo. C'è una donna davanti ad una sfinge che la guarda, certo, e la donna dice: mi arrendo, non riesco a decifrarlo.
e la Sfinge dice: cos'è che non riesci a decifrare? E allora dice: il tuo enigma. E la Sfinge sorride e fa: non è un enigma, è una poesia. Ecco, e io ho avuto la sensazione che talvolta così, cioè non, ci siano situazioni così che non debbono, domande che non chiedono risposta, ma chiedono un po' di essere interpretate come, così, come sensazioni, come emozioni, come necessità di trovarci dentro uno spazio in cui costruire una piccola speranza, un piccolo progetto, un piccolo ecco, speranza. Tutto bene, domani sarà...